telespettatori, buonasera, buona domenica. Eh, è una puntata in cui eh, parleremo un po' tra noi, nel senso che eh, si conclude eh, prima dell'estate, come al solito, il ciclo eh, di mente e corpo. Eh, con l'augurio che sia stato un anno interessante soprattutto per gli argomenti che siamo riusciti ad affrontare insieme. Vi ricordo che la trasmissione siete voi, noi proviamo a costruirla, proviamo a realizzarla, ma la cosa fondamentale è che voi ci seguiate. Ebbene, io volevo fare con voi alcune riflessioni proprio legate a come è andato questo questo percorso che abbiamo fatto tra il 2011 e il 2012. Un percorso che avevamo un po' annunciato essere quello di seguire alcune tappe essenziali del nostro vissuto, sia corporeo che mentale, ricordandoci che è una trasmissione che vive proprio di questa di questo legame, di questa unità indissolubile che noi cerchiamo umilmente dal punto di vista sanitario di ricercare, di confermare e di conoscere insieme. Ecco, quest'anno abbiamo aperto proprio questo nostro lavoro con... Una riflessione che partiva dalla neonatologia ed è arrivata fino all'età adulta. Il motivo di questo percorso è proprio il riconoscere il valore, il significato e anche l'importanza eh, di questi che sono denominati ciclo di vita. Il ciclo di vita accompagna ogni essere vivente dal momento in cui viene concepito al momento in cui purtroppo eh, non, ha, non ha più eh, vita eh, ed è eh, costantemente mantenuto il ciclo di vita stesso dall'unione tra la mente e il corpo. Spesso eh, ci si interroga ancora oggi sull'importanza eh, questi due elementi, ce n'è uno più importante, l'altro meno, ehm, non, non c'è una vera e propria distinzione. Diciamo che sono entrambi essenziali, non esiste l'uno senza l'altra e eh, l'una senza l'altro. Certamente tra le due componenti mi pare sia stato evidente nel nostro lavoro, nelle nostre Interviste, nelle nostre ricerche, nei convegni che abbiamo seguito per voi, che la mente ha una funzione di organizzazione, il corpo ha una funzione di supporto essenziale e di eh, accompagnamento. È evidente, dicevamo con gli esperti della, della neuropsichiatria infantile, che lo sviluppo motorio accompagna e sostiene lo sviluppo mentale. Eh, abbiamo visto che i comportamenti sono alla base dell'organizzazione eh, degli individui e anche dell'organizzazione delle relazioni tra gli individui. Quindi, voglio dire, è estremamente importante questo grande discorso del legame mente e corpo. L'abbiamo visto, dicevo, con i neonati, l'abbiamo visto nella prima infanzia, nella seconda infanzia, periodi che sono oggi di grandissimo rilievo dal punto di vista sia dello sviluppo psicofisico sia dello sviluppo anche sociale, perché già in quell'epoca iniziano a dover essere affrontati problemi che riguardano il rapporto tra eh, i minori e i loro coetanei e tra i minori e i loro genitori. Siamo andati anche a analizzare con un, quella che io avevo definito una lezione di psicologia applicata eh, che cosa viene fatto oggi eh, per affrontare determinati problemi e abbiamo eh, ascoltato insieme questo... Eh, Pure fenomeno televisivo che è SOS Tata, un fenomeno che continua, tra l'altro, e fonte di grande interesse per la psicologia proprio perché ci permette di andare ad osservare qualcosa che è estremamente concreto, cioè il disagio che molte famiglie manifestano nei confronti dei più piccoli. Eh, famiglie desiderano dei figli, eh, voi sapete c'è tutto questo, anche questo grande discorso eh, di avere eh, dei figli per chi non può purtroppo averne, quindi fecondazione assistita, quindi eh, adozioni e poi eh, purtroppo eh, ci si scontra o comunque si incontrano realtà difficili da gestire, proprio perché i minori... Eh, creano delle problematiche non indifferenti all'interno delle famiglie, senza contare che le famiglie stesse, cioè il, il concetto di famiglia, è profondamente in difficoltà perché, perché si sono eh, realizzate una serie di trasformazioni dal punto di vista psicologico e sociale e professionale che hanno posizionato le famiglie in una dimensione assolutamente eh, problematica. Allora ecco che la psicologia cerca di affrontare tutto questo, abbiamo provato a farlo insieme andando poi a valutare quali sono i problemi dell'adolescenza, quali sono i problemi della, del giovane, eh, che, il cui problema non è solo eh, l'enorme problema del lavoro, è anche il problema del confrontarsi con una serie di innovazioni, di trasformazioni eh, della società e, della, e delle relazioni che gli eh, pongono dei problemi veramente, eh, in certi casi, eh, insostenibili. Quindi abbiamo visto che eh, anche l'età adulta ha le sue problematiche e eh, queste problematiche sono eh, squisitamente... Eh, legate alla eh, difficoltà di realizzazione che ogni essere umano ormai ha in questo mondo, tra virgolette, globalizzato, in questa, come viene definita, società, società liquida, nel senso che ci, eh, è come se ci facesse galleggiare e qualche volta ci sommergesse. Eh, Spesso senza che noi oggettivamente ci accorgiamo, possiamo accorgere di questo fenomeno. Ed ecco quindi speriamo di aver potuto chiarire che la psicologia ha delle risposte, delle risposte eh, integrate con eh, aspetti della medicina, quindi aspetti della neuropsichiatria infantile, della psichiatria adulti e eh, delle tendenzialmente di tutte quelle materie eh, sanitarie che si occupano del benessere del corpo. In fondo occuparci di benessere vuol dire proprio occuparci dell'individuo nella sua unitarietà. E quindi noi in sostanza andiamo verso un discorso estremamente concreto, che è quello di dire che senza eh, la scienza psicologica, cioè senza Quel apporto che la psicologia può dare alla conoscenza della realtà mentale degli esseri umani, è difficile, se non impossibile, parlare di benessere. E allora questo benessere eh, dobbiamo cercare di eh, sintetizzarlo in alcune eh, considerazioni che non sono finali. Sono solo eh, delle considerazioni che cercano di puntualizzare alcuni degli elementi che abbiamo affrontato. Sostanzialmente, la conoscenza della psiche non è solo conoscere eh, di che cosa eh, è fatta e come funziona, è riconoscere la sua importanza. Eh, è un'operazione culturale assolutamente necessaria. Direi insostituibile, direi essenziale, non possiamo farne a meno. Eh, lo scopo delle nostre trasmissioni è proprio questo, cioè fare in modo che voi telespettatori riconosciate attraverso gli esperti, attraverso le attività che vengono sviluppate e presentate a voi, eh, riconos possiate riconoscere la funzionalità della mente. Lo riassumeremo tra breve, dopo la pausa pubblicitaria. Eh, anche con un'apertura un po' eh, non insolita, ma non sempre eh, all'interno delle nostre trasmissioni riconoscibile, che è eh, quello che sta succedendo nel mondo della nostra sanità. Vi aspetto dopo l'intervallo. Grazie.